e speriamo che non siano parole inutili. Mani pulite deve andare avanti, non fermarsi alla Democrazia Cristiana. E sia l'immunità parlamentare da ora! Perché i Lit Feedback ormai sono una delle più grosse realtà della musica italiana, sono difficile trovarli e parlarci, le trasmissioni musicali ce ne sono pochissime. Italia 1 ci pensa, allora Ghigo e Piero, credo che in 3 anni dopo ci siamo incontrati 2 volte, questa è la seconda. Allora, dopo il Diablo arriva questo terremoto, nel quale siete, come al solito, abbastanza incavolati. Allora, spieghiamo un attimo il perché, soprattutto spieghiamo, dimmi il nome. Più incavolati del solito. Più incavolati del solito, Ghigo. Allora, vai, spiegami tu, dimmi il nome. Poi iniziamo dimmi a dire. Il nome? Hai studiato? Ho studiato, ma soprattutto musicalmente ho studiato. Allora, Dimmi il nome è stato il primo pezzo che abbiamo composto di questo disco. Proprio quello che apre il disco è stato anche il primo pezzo che abbiamo composto. Ed è un esperimento un po' strano, perché è un misto incredibile di, musicalmente sto parlando, un misto incredibile di rap, di musica popolare italiana e di rock. Non sembra cioè, sentirlo, no, però no, c'è tutto qua, te garantisco. Scusa se è poco, ragazzi. Senti Piero, parliamo un attimo di testi, parliamo un attimo di dimmi il nome, ecco, dicevo, sei più incavolati del solito in questo caso, Lit Feedback. Cioè, siamo dimmi il nome, a Tangentopoli stretta. Dimmi il nome abbiamo cercato, a parte che è una canzone che è stata scritta prima che scoppiasse tutto lo scandalo, perché è stata scritta a gennaio dell'anno scorso. Ma con questo, insomma, no, questo non vuol dire nulla. Eravamo già arrabbiati prima, ora diciamo. Quella rabbia lì non si è certo affievolita, perché effettivamente Tangentopoli è una cosa che è cominciata da qualche mese, ha fatto un grande sconquasso, diciamo, ha fatto un certo terremoto, però ancora di tutti questi personaggi ben pochi stanno pagando le loro malefatte. Quindi voglio dire, la nostra rabbia è immutata, non ci sentiamo assolutamente appagati di quello che sta succedendo. E aspettiamo ulteriori risvolti e ulteriori sviluppi di tutta la questione Tangentopoli, eccetera, eccetera. Senti, chiedo a tutte e due, allora, visto che hai il microfono, prima Piero, qual è la soluzione, voi che incarnate un po' il reclamo dei ragazzi italiani, su tutto? La assoluzione no, non la può soluzione, esistere la soluzione per queste non persone, c'è, l'ha detto, l'hanno devono detto, essere no, la soluzione... punite e punite bene. Allora, Ghigo, come si vive da rockstar? Ma io vivo esattamente uguale a prima. Nessun problema. Cioè, la differenza tra noi e le rockstar è che le rockstar vivono da rockstar e noi viviamo da persone normali tutti i giorni. Questo è importante. Poi, Firenze sogna. Firenze è un tema molto caro a voi. E in questo 33 continuate a sognare il fatto che Firenze possa bene o male tornare quella di prima. È un tema sempre caro, Firenze. No, no, in realtà non è che speriamo che Firenze torni quella di prima. Firenze cerca di rimanere quella di prima, che è la cosa più anacronistica che possa riuscire a fare una città che vive del proprio passato. Il tour, quanto dura e dove andate? Il tour dura, occhio e croce, un mese per tutta Italia, qua in Italia. Finisce il 16 di marzo a Firenze. Si suona quasi tutti i giorni praticamente. Firenze, un po' dicono Nemo profeta in patria, invece voi siete a Firenze. Finiamo a Firenze. E poi c'è qualche giorno di riposo e poi il 1° aprile comincia il tour francese, che sarà un altro mese in giro per la Francia. Rock, cos'è per iniziativa? La parola rock. La prima definizione che ti viene. Rock è sinonimo cioè della tua musica suonata, cioè di musica suonata in maniera molto aggressiva. Che vocabolario vivente. Buono. Rock è ribellione. Allora, io chiudo qui, non vi chiedo giudizi sulla Groppia e la Fiorentina, sennò poi. Cosa hai detto? No, Fiorentina. Salutiamo Tobbenti. Ciao. Fiorentina con noi ha chiuso, noi tifiamo solamente viola.